Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il consueto video degli acquisti naturali del mese in collaborazione con i piccoli canali Power che a questo giro da questo video a due persone in più, quindi piano piano stiamo crescendo, quindi do ufficialmente il benvenuto a Giulia del canale Kina Yoshimoto, che ormai nel mio canale la sentite nominare sempre, praticamente è come se avessimo un po' il canale a metà, è una mia amica al di fuori di YouTube, è una persona a cui voglio tanto tanto bene, mi dispiace che siamo lontane, però ci sentiamo spesso e al di là della nostra amicizia ha un canale bellissimo, lei come tutti noi del gruppo, comunque lei in particolar modo parla appunto di prodotti naturali, biologici, ecologici, tisane, ha fatto un video interessantissimo sugli oli, quindi andate a sbirciare il suo canale. L'altra persona, new entry di questo gruppo, è Francesco del canale Francesco Medici, anche lui è un ragazzo, quindi abbiamo due ragazzi adesso in questo gruppo che parla appunto di prodotti naturali, anche lui un canale molto interessante e come sempre trovate il link di tutti quelli che partecipano, quindi anche delle new entry, giù nell'info box trovate il link di tutti i canali. Ho fatto un po' un discorso contorto, ma va bene. Allora, passo a prodotti che ho acquistato nel mese di... Che cavolo di mese? Febbraio? Io ogni volta mi confondo, ma tanto lo trovate scritto nel titolo di che mese si sta parlando. Allora, parto da un regalo che mi ha appunto mandato Giulia per il mio compleanno. Allora, Giulia tanto tempo fa, per Natale, che tanto tempo fa, io sono un po' rincoglionita in questi giorni comunque, aveva fatto questo con le sue manine per Olivia, che è un giochino con... un giochino che a lei è piaciuto tantissimo, gliel'ho rubato e lei ci gioca spesso, e è piaciuto molto anche a me, quando l'ho visto me ne sono innamorata. Quindi Giulia che cosa ha fatto? Che è una matta e sa, conosce benissimo me, i miei gusti, le mie manie, le mie pazzie, mi ha creato una piccola Olivia che suona, tra l'altro profuma un sacco, però questa la devo tenere nascosta perché altrimenti la mia Olivia mi ruba l'Olivia giocattolo. Comunque l'ha fatto lei ed è bellissimo. Poi mi ha regalato, a parte delle tisane sfuse, delle bustine di infusi di tè tisane, mi ha regalato questa crema fluida idratante al profumo di Monoi, perché lei sa che io adoro il Monoi, e questo è di Fitocose. Non l'ho ancora aperto perché voglio utilizzarla in estate, visto che profuma di Monoi, e non ho mai provato questa crema. In realtà non ho mai provato nessuna crema per il corpo di Fitocose, però quelle per il viso mi piacciono molto. Poi mi ha regalato il balsamo labbra di Anthos, anche questo non l'ho mai provato e sono felicissima di averlo, e questa matita labbra di Lavera, la colorazione Charge, non so come si pronuncia, ve lo scrivo casomai, comunque io adoro le matite labbra di Lavera, questa è una colorazione bellissima che sta anche molto bene con il rossetto Avril che ho, e quindi niente, felicissima di aver ricevuto questi prodotti, veramente molto 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 contenta. Poi che cosa ho acquistato io? Allora, ho fatto un mini ordine su Eccoverde e ho acquistato due rossetti della Avril perché a me piacciono molto, uno è quello che indosso adesso ed è il numero 600, l'altro invece è il numero 602 ed è un pochino più scuro, tra l'altro il 602 sta molto molto bene con la matita che mi ha regalato Giulia e non ci ho pensato se non mettevo quest'altro rossetto con la matita. Comunque i rossetti sono questi, mi piacciono molto, sono confortevoli, però le ho provate ancora poco. Sempre in quell'ordine ho preso questo sapone del marchio Almara, e questo è un sapone per il viso al latte di cammello. Io sono stata rapita da questa cosa del latte di cammello, l'ho voluto prendere, avevo uno sconto di 5 euro, quindi ho fatto l'ordine e ce l'ho inserita. Poi ho preso due prodotti che vi ho fatto vedere nel video dal campioncino alla full size. Avevo provato campioncini di questi due prodotti e ho comprato la full size. Si tratta della lozione per i piedi al baobab di Martina Gebhardt, questo qua,
E poi del sapone del doccia schiuma della Sobioetic al latte d'asina. E io quando vedo il latte di qualcosa, boh, non so il cervello che mi dice, comunque l'ho preso. Mi era piaciuto molto il campioncino, ricordo. Poi ho preso da, non mi ricordo dove, ma mi sembra una roba tipo Risparmio Casa, Maurits, non lo so, il dentifricio dell'Angelica, menta e lime, perché era in offerta a 1 euro, è bio, a regola, sì, estratti biologici, e niente, l'ho voluto acquistare e provare per 1 euro. L'ho preso e sempre nel solito posto ho preso questo, che finalmente l'ho trovato, ce n'era rimasto uno solo, il Dual Power Green Life, è il gel lavastoviglie ecologico. Qua c'è scritto efficace anche a freddo nei cicli brevi, ha il certificato 0% residui HACCP, biodegradabile con materie prime di origine vegetale. L'avevo trovato in offerta, mi era piaciuto, non l'ho più trovato, l'ho ritrovato in offerta. Ce n'era uno e l'ho preso, mi è piaciuto molto e quindi ve lo consiglio se lo trovate, io però non lo trovo quasi mai. Poi sono stata al DM perché avevo da un coupon che scadeva con uno sconto del 10%, ho preso delle cosine, allora ho preso intanto questo sapone per la lavatrice, Dank Meat Nature, poi non so se effettivamente è Nature, comunque dovrebbe essere più naturale. Ho preso l'altro il mese scorso, lo sto utilizzando adesso e mi sta piacendo molto, quindi ho voluto prendere questo, è certificato Eco Label. Non so che differenza c'è con l'altro, perché è scritto tutto in un'altra lingua. Questo è per capi colorati, 23 lavaggi. Sempre Titiana, nell'altro video dove mostravo l'altro flacone, mi aveva chiesto se aveva gli sbiancanti ottici, se non ricordo male. Io non sapevo che cos'era, che cosa fossero, in realtà non lo so neanche ora. Però ho guardato, nell'altro sì, ci sono. In questo, perché l'ho visto, l'ho letto, l'ho visto scritto, in questo invece no, non li vedo, quindi credo che in questo non ci siano. Comunque a me l'altro sta piacendo, ho voluto prendere questo qua. Poi, sempre al DM, ho preso il contorno occhi di Alverde, questo qua, della linea Hydro, è un contorno occhi normalissimo idratante con la pallina, vi farò poi sapere come mi trovo, e poi al DM ho preso un'altra cosa che però riguarda il cibo e ve la mostro dopo. Poi Tigotà ho preso 3 cose perché erano super scontate. Ho preso 2 prodotti della linea Zafferano Bio di La Bioteca Italiana. Ne ho sentito parlare lungo e largo di questa linea, io non la trovavo, ora l'ho trovata e tra l'altro erano scontatissimi, li ho presi. E ho preso lo shampoo e il bagno doccia, ancora non li ho aperti, li ho messi da parte per fare il video perché se inizio a mettere a posto le cose e utilizzarle poi nel video mi scordo di mostrarle. E niente, questi qua. E poi ho preso un altro bagno doccia, anche questo super scontato, della linea iBio, laboratorio biologico, un bagno doccia papavero e cotone nutriente, certificato IAB, vegan ok e testato al nickel, mi attirava la profumazione papavero e cotone e ho voluto prenderlo, ne ho sentito tra l'altro parlare bene. E poi ho 3 prodotti per quanto riguarda il cibo. Allora, uno che avete visto in svariati video è questo succo di frutta biologico preso al DM, questa è l'arancia, questo è finito, ne ho un altro, ho comprato sempre questo mese che sto bevendo. Come unico ingrediente ha la polpa, il succo e la polpa di arancia e basta, non ha conservanti, zuccheri aggiunti, non ha niente, 100% succo di arancia, ha un buon sapore, non è troppo aspro né troppo dolce, mi piace, è buono e costa 2 euro, 2,10 euro, insomma costa quanto un succo di frutta normale, però questo non ha altre cose aggiunte. Volevo provare anche quello alla mela, ma non ho voluto rischiare, al prossimo giro casomai provo anche quella, però per ora mi sono mantenuta nella mia comfort zone. Poi, altro prodotto che mi avete visto e stravisto sono questi burger di ceci della Kyoane. Non sono male, li metto in padella, ci metto un po' di olio. Sono buoni, a me piacciono, sono 100% vegetali, senza additivi, addensanti e stabilizzanti aggiunti.
Sono surgelati, sono certificati ICEA e mi piacciono molto, quindi non li acquisto sempre questi burger fatti così, però quando li trovo me li tengo per scorta, ecco. E poi 4 uova biologiche fresche che la mia dolce mammina mi ha comprato, ma che a questo giro non ho buttato, cioè nel senso nessun uovo è andato a male. Chi segue questi video ormai sa del mio rapporto con le uova e niente, le ho finite tutte e 4 e anche molto prima della scadenza, pensate voi. Comunque, questi erano gli acquisti naturali del mese. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale. Passate, mi raccomando, anche dalle altre persone che partecipano con me in questi video. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!